Alla fine Berlusconi ha atteso in videoconferenza ha dato forfè, c'era invece il leader della Lega Matteo Salvini via Skype, c'era in presenza il governatore di Puglia Michele Emiliano e se il primo si è detto pronto per guidare un governo da primo ministro, il secondo, ricordando gli anni della DC, ha persino elogiato l'ex ministro nel suo sforzo di delineare la guida del paese. Io vedo nelle tue parole, se tu mi permetti questo piccolo commento, un grande sforzo, uno sforzo che io, se nel mio piccolo, voglio incoraggiare. Stai cercando di trovare una lettura di questo paese e mi aspetto che i tuoi consigli, i tuoi incoraggiamenti, perché so che la onestà intellettuale l'hai sempre avuta e continui a mantenerla. Quindi in Beh, bocca al lupo e buon lavoro. fantastico, notiziona da ceglie. Penso di aver dimostrato di portare avanti con onestà, coraggio e competenza quello che avevamo promesso di fare. Se gli italiani lo vorranno, io mi sento assolutamente pronto. Per il momento lavoriamo per dare risposte su quello che c'è domani, quindi scuola, lavoro e salute. Si chiude così l'edizione 2021 della Piazza, organizzata dal direttore di affari italiani Angelo Maria Perrino. A lui il merito di aver costruito negli anni e per gli anni un evento capace di regalare titoli, discussione, contenuti, giornalismo. Non solo ospiti di fama e di una certa importanza, ma anche ragionamenti e discussioni sul futuro del paese che sono stati ripresi dai telegiornali, dai giornali e che stanno suscitando dibattito. Quindi sono molto soddisfatto. La piazza cresce e diventerà patrimonio di questa città anche oltre la mia persona. Rimarrà la piazza di Ceglie per, spero, per i prossimi decenni.